quello che sta succedendo non è un normale scontro tra Israele e palestinesi. Hamas non è uguale agli altri movimenti palestinesi. Hamas ha nello statuto, come io ho detto dal palco, la precisa volontà di ammazzare gli ebrei. Articolo 7 dello statuto di Hamas, paragrafi 2, 3, 4, andatevi a leggere, è citato un versetto del Corano che dice dell'obbligo di cercare ogni ebreo nel mondo per ucciderlo, per eliminarlo. Quindi parliamo di una cosa diversa, e quello che sta fronteggiando in Israele in questi giorni è un pericolo mortale, è il pericolo dell'estinzione. In questi minuti, mentre noi eravamo qua, noi che siamo collegati con i sistemi di... c'è un'app che è molto semplice da caricare, che avvisa di ogni arrivo di missile. Tutto il nord di Israele, mentre noi siamo qui, è andato nei rifugi, c'è un attacco di droni. Se il conflitto si allargasse dal sud al nord, vorrebbe dire un tentativo di accerchiamento di Israele, di persone che non vogliono trattare con Israele, vogliono cancellarlo. E quindi la solidarietà vuol dire che qui ci sono molte persone che hanno capito questo pericolo e che stanno con Israele. Sta proporzionale, questa cosa è molto più grande delle Torri Gemelle, ed è figlio di una rete di alleanze. C'è l'Iran, anche se magari io non so se l'Iran c'è perché ha dato una pacca sulle spalle o ha dato dei soldi che nego, ha dato delle armi. C'è l'alleanza con Hezbollah nel sud del Libano, c'è la vicinanza, nella striscia di Gaza c'è anche la Jihad. Quindi non è che stiamo parlando di un gioco. Israele è di fronte ad un pericolo mortale.